bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi è finalmente lo svuota la spesa di Tigotà relativo al mese di novembre. Ormai avrete capito che io vado una volta al mese a fare la spesa da Tigotà e questa volta ancora non ci ero riuscita. Ormai siamo a metà novembre, non ero riuscita ancora ad andare a fare un pochino di scorte e di rifornimento per quello che mi poteva servire e che dal volantino online avevo visto essere in offerta, e quindi sono contenta di essere riuscita a passarci ieri nel tardo pomeriggio. Come al solito qui con me il mio volantino, perché lo prendo sempre prima di entrare al supermercato. Io lo guardo online per farmi un'idea dei prodotti che posso trovare lì, altrimenti ripiego su altri supermercati dove comprare, e poi lo prendo prima di entrare perché altrimenti io finisco sempre col pensare a quello che ho visto nel volantino online, fare mezzo giro con il carrello, arrivare alla cassa e non avere quello che mi serviva o comunque quello per il quale ero andata, perché avevo visto appunto i prezzi vantaggiosi. Come al solito è ricco, ricchissimo di offerte, ma adesso passiamo a vedere tutti i prodotti che ho preso. Tra l'altro sarà anche vi faccio anche una piccola recensione per quanto riguarda due prodotti per i capelli che ho provato nuovi e che ho voluto già testare ieri sera quando mi sono fatta la doccia, e per i quali direi che nutro abbastanza un amore già a prima vista, così almeno vi faccio vedere che cosa ho utilizzato, visto che i capelli mi sembrano venuti molto molto bene. Prima però di iniziare vi ricordo, come sempre, vi invito a iscrivervi al mio canale, di attivare anche la campanellina se non volete perdervi tutti i prossimi miei video, riceverete la notifica così da non perderli, e che mi trovate anche su Instagram, giuli.graffi, mi potete seguire anche lì. Allora, dicevamo, prima di farvi vedere tutti i prodotti per la casa e per la persona, ho preso dei bagnoschiuma, delle salviette, degli ammorbidenti e così via, però vi faccio vedere tre prodottini che ho preso per i capelli, due dei quali appunto ho già utilizzato ieri sera. Allora, ieri sono andata, vabbè, al lavoro, sono uscita, sono passata da Tiger e vedrete poi nei prossimi video che cosa ho comprato, e poi sono andata da Tigotà, tornata a casa, sono andata a correre mezz'ora e c'era veramente un'urgenza di lavarsi i capelli, di farsi la doccia effettivamente in modo importante. E quindi, già che avevo acquistato due prodottini della Ecos che ora vi mostro, ho pensato, ma visto che domani mattina devo fare il video, me li provo già, quindi ho già provato lo shampoo e il balsamo. Il risultato, come vi dicevo, mi sembra ottimo. Considerate che non ho utilizzato nient'altro, quindi non ho messo maschere prima di andare a lavare i capelli e non ho messo alcun tipo di olio dopo la piega o durante la piega, proprio per farvi vedere qual è il risultato finale solo con questi due prodotti. Sono molto soddisfatta, erano entrambi in offerta 2,50 euro. Allora, ho comprato lo shampoo per capelli secchi con estratto di mandorla dolce biologica. Allora, il prodotto è questo qui della Ecos, alcune di voi me l'avevano anche già suggerito. Io tempo fa, ma parecchio tempo fa, avevo comprato lo shampoo così, però all'avena. Mi ci ero trovata bene, essendo quasi totalmente, oltre che ecologico, biologico, biodegradabile, però appunto è per la maggior 97,2% di origine naturale, non fa tantissima schiuma, quindi già io con il prodotto, con lo shampoo che aveva all'interno l'ingrediente di avena, non mi ero trovata benissimo, ma proprio a livello di mi era piaciuto il profumo, la densità, però non mi dava questo effetto pulito, non lo so, ma era un'impressione mia. Allora ho deciso, c'era quello lì e c'era questo, di provare quello per capelli secchi. È fantastico, cioè veramente, nonostante non faccia di nuovo tantissima schiuma, quindi sicuramente il discorso appunto degli ingredienti naturali fa sì che ci sia poco schiumogeno, è già dal primo, io faccio due shampoo solitamente, ma proprio perché li ho sempre fatti, metto poca quantità, quindi pochissimo prodotto, e insapono per bene la prima volta, la seconda e poi do il balsamo. Già il primo shampoo mi sono sentita proprio i capelli belli puliti, belli rinfrescati, non lo so, è anche un discorso proprio di cute secondo me, perché ovviamente va anche a lavorare in modo non aggressivo sul cuoio capelluto, quindi mi ha dato proprio questa idea qua di freschezza, di pulizia fin dal primo shampoo. Ho fatto il secondo shampoo, lo sto adorando, cioè l'ho usato solo ieri ma so già che lo adorerò, perché se mi ci sono trovata così bene al primo lavaggio sarà così per tutte le altre volte. È un prodotto ovviamente vegano, certificato Eco Bio Cosmetic, insomma se li conoscete lo saprete già. 2,50 euro in offerta, durerà un sacco perché mezzo litro di shampoo, io di solito mi durano già tanto quelli un po' più piccolini, e quindi sono certa che sia un ottimo prezzo vista la quantità. Rimanendo a tema Ecos, ho preso anche il balsamo per capelli, altra scoperta. Allora, ho preso questo con succo di aloe biologico, eco bio, vegano e così via. Anche questo l'ho pagato 2,50 euro perché questa linea appunto era tutta in offerta. Buonissimo. Allora, il profumo che ha dell'aloe mi ricorda quasi
Non lo so, mi dava proprio l'idea di un sapone, cioè ho sentito un profumo quasi di lavanda, di Marsiglia. Sapete che comunque l'aule è abbastanza anonimo come profumazione, non è una profumazione troppo intensa, ma sicuramente mischiato ad altri ingredienti naturali e proprio questi estratti puri della pianta mi hanno fatto inebriare sotto la doccia, avevano un profumo squisito. Anche lui appunto 2,50 euro e vi continuo a ripetere che il risultato mi sembra ottimo. Ora li vedete anche un po' spettinati perché ci ho fatto un minimo di piega prima del video, tra l'altro stanno crescendo tantissimo da quando li ho tagliati, cioè non si stanno più spezzando, però vorrei andare a rinnovare un pochino il taglio, ma veramente se l'effetto è questo sono molto molto soddisfatta sia dello shampoo che del balsamo. Questa combo la proverò altre volte. Tenete conto che appunto non ho messo niente, quindi comunque io di solito dopo la messa in piega vado poi ad aggiungere l'olio, in questo caso sto utilizzando l'olio di avocado e invece non ci ho messo niente, quindi immagino che mettendocelo sarà ancora meglio. Oggi pomeriggio, cioè tra 2 ore, vado a lavorare fino a stasera e quindi magari prima di andare al lavoro metterò qualche goccia di olio per renderli ancora più lucidi, però sono davvero davvero soddisfatta. 2,50 euro. Provateli, fate i tentativi. Del balsamo ce n'erano altre due, una sicuramente, ho altre due versioni, però io non l'avevo mai preso, quindi questo, vai, primo colpo è andato a segno, sono contenta. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere per i capelli, ma che ancora non ho avuto modo di provare, poi passiamo a tutto il resto degli articoli per la casa. È della Sunsilk il One Minute Wow, trattamento intensivo. Allora, l'ho preso perché era in offerta 1,88 euro. Di solito io compro i prodotti Sunsilk, lo sapete, ma mi oriento sempre su quelli che sono la ricarica naturale perché non contengono siliconi, parabeni, coloranti, conservanti e così via. Infatti questo è 0% siliconi, coloranti e oli minerali. Avevo visto la pubblicità di questo trattamento, ma per l'appunto tutti gli altri di questa linea, quindi della stessa serie, ma del One Minute Wow, erano tutti con effetti portati poi dai siliconi e quindi li ho evitati. Quando ho visto che della linea olio d'argano e di mandorle c'era anche lui, visto che io utilizzo sia lo shampoo che il balsamo di questa serie, l'ho voluto prendere. Allora, per capelli fragili, forza antirottura, è un trattamento maschera da fare per 1 minuto, quindi dice di mettere i capelli, mettere il trattamento sui capelli in posa a 5 centimetri, cioè lasciando 5 centimetri dalla base, quindi su tutta la lunghezza del capello tranne le radici, lasciarlo in posa per 1 minuto e poi risciacquare. Sono curiosissima di provarlo. Lo avrei fatto già ieri, ma chiaramente volevo prima concentrarmi su una linea, un prodotto per volta. Sono davvero davvero curiosissima di provarlo. 1,88 euro, vi farò sapere anche questo. Vi è piaciuto molto il video dedicato alla cura dei miei capelli, quindi sicuramente anche lui rientrerà poi in delle recensioni prossimamente. Poi passiamo a prodotti per la casa, poi vi faccio vedere quelli per la persona. Vabbè, ma facciamo già quelli della persona che ce li ho qua per le mani. Allora, della Palmolive Men ho comprato a 99 centesimi un bagno schiuma. Allora, questo l'ho preso piccolino, lo sapete che io di solito compro i formati più grandi di bagno schiuma proprio per cercare di utilizzare meno plastica, ma l'ho comprato perché Mattia ha ripreso ad andare a giocare a calcetto e quindi volevo prendergli un bagno schiuma piccolino da mettere nel borsone. Questo è uomo da macio, a parte che poi tra l'altro a me mi piacciono tantissimo le profumazioni da uomo ed è con ingredienti biodegradabili, quindi almeno non va ad inquinare quando va a giocare a calcetto, sono contenta. 99 centesimi l'ho preso all'ingresso in quelle cestone dove c'era tutto scontato ed è al ginseng qualcosa, sì, 3 in 1. Body, face and hair, cioè loro figuriamoci, loro si lavano già anche con sapone per le mani, tutto comunque va bene. Poi ho comprato della linea Nivea, questi li ho trovati prima di uscire dal supermercato, erano in offerta i deodoranti, quindi ho preso sia lo spray, lo sapete che io non sono un amante dei prodotti Nivea, però da sempre utilizzo, mi si era bloccato il video, mi sa, no, spero di no, da sempre utilizzo i prodotti Nivea per quanto riguarda deodoranti, spray e roll-on, e quindi la linea Perle in Beauty è la mia preferita ormai da anni. Erano in offerta 1,88 euro, se non ricordo male, ho qua lo scontrino, ve lo dico. 1,85 euro entrambi. Ho preso lo spray della Perle in Beauty e poi ho preso il roll-on. Di questo ne di spray non ne avevo quasi più. Di questo ne avevo ancora un pochino, però ne ho approfittato già che era in offerta e l'ho preso. Mi piace tantissimo la profumazione di entrambi. Questo lo do proprio dopo la doccia, quindi non lo riapplico durante la giornata. Questo qua in caso di necessità o prima di uscire dal lavoro o se torno a casa e mi cambio, spruzzo lui. Di solito ce l'ho in borsa, ma lo uso magari un po' più d'estate. Però comunque
io non ho particolari problemi di sudorazione e quindi mi vanno benissimo. Sono una profumazione delicata, semplice, cioè sa di pulito, semplicemente. Poi ho preso un bagnoschiuma, appunto, invece per casa, della Dove. Era in offerta a 1,99€. Innanzitutto ero contentissima di leggere che finalmente la bottiglia era 100% in plastica riciclata, così almeno tutta la plastica che mi impegno a riciclare, tutti noi ci impegniamo, va, vediamo dove va a finire. Ed era tutta la serie in offerta. Io ho preso questo dolce nutrimento, 0% solfati con olio di argan, nutre e addolcisce la pelle secca. Non l'ho ancora utilizzato, ma l'ho comprato più di una volta, scusatemi, l'ho usato più e più volte. Questi sono 450 ml, 1,99€, insomma a volte si trovano anche a meno, ma non della Dove. La Dove effettivamente il bagno schiuma è ottimo, rimane tanto tanto idratata la pelle, profumata quanto basta, e agenti idratanti di origine vegetale, agenti detergenti di origine naturale, insomma sono contenta di aver preso questo qua, che anche lui si impegna ad avere un impatto minore sull'ambiente. Poi ho preso l'ultima cosa per la persona, poi passiamo ai prodotti casa, sempre della linea Ecos, quindi ieri è stata la spesa della Ecos, la crema per le mani con estratto di camomilla. Allora, lo sapete che io la crema mani ne consumo tantissima, la metto più e più volte al giorno, da quando esco, se vado a fare sport, da quando, più volte quando sono al lavoro, perché poi comunque lavandomi spesso le mani, igienizzando il negozio, utilizzando, toccando tanti cartoni, mi si seccano moltissimo le mani, quindi ne ho ovunque di tubetti di crema e la metto anche prima di andare a dormire. Ne avevo ancora qualcuna della Biolis e in due versioni, e poi la mia c'era di Cupra, che è quella che compro normalmente, però già che c'ero ho preso anche questa. Vi dico quanto l'ho pagata, mi sembra sempre 2,50 euro, hanno fatto un prezzo generico un po' per tutti i prodotti, vediamo se riesco a farvela vedere. Il punto è che io mi piacciono i prodotti naturali, così la vedete meglio, ma non tantissimo l'odore di camomilla sulle mani, però per il trattamento mani è un ingrediente che viene largamente utilizzato e quindi l'ho voluta provare. È vegana, sempre biologica, con ingredienti insomma a minore impatto ambientale e così via. Il 99,5% è di origine naturale sul totale, c'è scritto qui dietro, quindi tanto meglio. E poi mi piaceva perché è un tubetto molto piccolo, quindi starà in borsa o nella tasca della giacca se sono da qualche parte in giro, molto comoda. E l'ho presa, vi farò sapere come mi trovo. Non la metto subito perché ho messo quella al melograno prima di iniziare il video, appunto perché la metto molto spesso. Ho preso anche il loro catalogo alle casse, l'Amati, perché appunto è il loro quotidiano, no, perché non è quotidiano, il loro mensile, perché è sempre ricco, secondo me, di un sacco di informazioni utili, a parte che c'è sempre una parte dedicata poi agli animali, ai viaggi, quindi mi piace proprio tanto, e in più tutti i vari consigli, cioè prendetelo se vi capita, perché io quando lo trovo, e non sempre riesco a accaparrarmene uno, baita mia, che bello, anche tutti i consigli sull'arredamento, oltre che sui prodotti, e quindi io me lo prendo perché poi mi fa piacere andarmelo a leggere e anche soprattutto a scoprire qualche linea in più che magari non conosco, da prendere le prossime volte. Quanto mi dilungo nei discorsi, ma chiacchierare con voi per me è sempre un piacere. Passiamo ai prodottini per la casa. Allora, 1,99€ ho comprato una confezione di Fresh and Clean 1000 usi, quindi salviettine, 10% aloe vera biologica, 98% ingredienti di origine naturale. Allora, le ho comprate anche se contengono plastica, io volevo delle salviette che non avessero all'interno plastica e che fossero biodegradabili, quindi da poter buttare nell'umido piuttosto che nella spazzatura, ma che comunque fossero a minore impatto. Non ne ho trovate, non c'erano né pacchettini piccoli né grandi, io queste le ho comprate perché me le devo mettere in macchina. Ovviamente ho già l'igienizzante in macchina, ma queste ogni tanto ci do una pulita anche al cruscotto, al volante, ai sedili, andando poi tante volte a camminare con Maggie, portandomi dietro lei, che poi brillantemente si scrolla in macchina quando è bagnata, al fango, non ve lo sto nemmeno a raccontare. E poi sono pratiche perché comunque appunto magari do una pulita a lei prima di farla salire in macchina se siamo andati a frattarci da qualche parte in qualche percorso, però avrei voluto fossero biodegradabili. Erano in offerta, sono molto buone, mi durano una vita e mezzo, quindi le uso con molta molta parsimonia, cioè queste mi dureranno forse anche un anno in macchina, e quindi le ho comprate. Peccato non aver trovato l'altra versione, ma ne avevo urgenza, mi servivano proprio. Poi della Home Circus ho preso delle spugne abrasive salvaunghie per lavare i piatti. Allora, sono spugnettine, sono tre spugne classiche, le ho pagate 75 centesimi,
75 centesimi. La Home Circus è una marca che trovate sempre da Tigotà, ci ho già comprato diversi loro prodotti e queste spugne qua le avevo già prese, sono quelle che hanno lo spazietto per proteggere le dita, ma tanto io ho sempre i guanti quindi non è che mi cambi molto, non ne avevo più e quindi l'ho comprata perché l'ultima che ho messo lì l'ho presa, era proprio l'ho aperta nuova ed era l'ultima che avevo e quindi già che erano in offerta ne ho fatta scorta. Come spugnette, anche lì io cerco di consumarne, utilizzarne veramente poche e non ho preferenze. Mi trovo sicuramente molto bene a volte con le Vileda perché durano un po' più a lungo rispetto a quelle un po' più economiche che quindi poi devo cambiare più spesso, però insomma spugnetta classica gialla col bordino abrasivo verde, insomma una vale l'altra. Poi passiamo agli ammorbidenti, ho comprato due ammorbidenti, allora una è l'eco pack della Coccolino che ho pagato 85 centesimi ed era solo scontato per chi aveva la tessera, la Fidati sì, invece che Fidelity, Fidati. Il Coccolino questo qua con aria di primavera, mi dimentico sempre il nome, è il più buono, lo so che purtroppo ok la confezione eco, insomma minor consumo, utilizzo di plastica, però quando posso, lo sapete, compro sempre ammorbidenti che siano più biodegradabili. Non c'erano, ne ho comprati due che non lo sono, perché non c'era niente. Cioè c'era il Winnis, era terminato, peccato perché era in offerta, l'avevo già visto sul volantino online. Ero senza ammorbidenti, quindi davvero non potevo più nemmeno lavarmi la roba per andare a lavorare e allora ho preso loro. 85 centesimi questo, però è buonissimo. Effettivamente la profumazione sui capi rimane divina e ancora di più sulle lenzuola, sugli asciugamani che poi ci dormi dentro, è veramente profumatissimo, mi piace tanto tanto. Così come avevo già provato e ricomprato il Fabuloso, allora ho preso questo perché era in offerta a 1,99€ e vale 54 lavaggi. Ripeto, della Fabuloso io sto finendo ancora perché comunque ne metto poco, con molta parsimonia. Quello completamente ecosostenibile, biodegradabile, sempre loro, che ha una profumazione un po' intensa perché è talco, fiori bianchi, però molto buono, mi ci sono trovata bene, ma non c'era di nuovo, ma né in offerta né non in offerta, cioè veramente ieri sono stata sfortunata per quanto riguarda gli ammorbidenti e quindi ho preso questo, comunque ripeto, mi serviva, sono comunque buoni, ne uso proprio poco e è buonissimo anche questo, la profumazione del Coccolino per me è imbattibile, mi piace proprio tantissimo, però anche lui non lo hanno usato ovviamente in negozio perché non si fa, perché ogni volta poi prendo qualcosa che la gente non chiude bene e mi faccio la doccia, ma è buono, sa di sapone, ecco, di pulito proprio all'ennesima potenza. E poi comunque la formula è 94% biodegradabile. Allora, a parte che non c'è scritto davanti, quindi io per quanto vado a leggerlo, ma davanti non c'è scritto nulla. E invece, ma agente conservante a base vegetale, prodotto responsabilmente, 100% plastica riciclata, lo avevo già visto, ma basta loro, ho finito di parlare, formula 94% biodegradabile, a parte che io sarò stata stordita perché ero veramente stanchissima, però scrivetelo anche davanti, ma mettetelo bello grande, un bel bollino qua verde, che così, cioè veramente io sarei andata dritta, se non lo avessi dovuto comprare perché mi serviva sarei passata oltre, perché non c'è scritto niente. Più morbido, più a lungo, ma vantatevene, ma scrivetelo bello grande. Ragazzi, questo è un mezzo flop durante il video, un bel errore in diretta, però ancora sono ancora più contenta. Cioè, ero tutta mesta triste di aver comprato questi due, e invece è biodegradabile. Come non detto, quindi andatevelo a comprare ancora di più, 1,99€ in offerta. Ma perché non scriverlo sul davanti della confezione? Vabbè. Ultimo prodotto, tovaglioli, che ho pagato 1,50€ della marca Soft Flower, la confezione da 400 tovaglioli bianchi 30x30, un velo. Questo è il mega pacco, sono tovaglioli classici bianchi, li avevo finiti, avevo finito quelli che avevo comprato da MD, se non sbaglio, in carta riciclata un secolo e mezzo fa e quindi mi servivano, li ho presi. Preferisco sempre prendere quelli un velo perché tanto per pulirsi un attimino la bocca non stiamo a sprecare tanta carta. Bene, direi che questa è stata tutta la mia spesa, ho speso 23,09€ e a parte appunto la scoperta piacevolissima di aver comprato questa ammorbidente, direi che per il resto credo di avervi spiegato tutti i prodotti al meglio, di non aver fatto altre figuracce. E come al solito andate a vedere il volantino online per farvi anche voi le idee su quei prodotti che potete trovare in offerta nel mese di novembre. Io di solito non ho bisogno di tornarci una seconda volta durante il mese.
perché appunto i prodotti che compro riesco a farmi durare largamente un mese se non di più. Quindi credo che tornerò direttamente da Tigotà a dicembre. Io spero però che questo video possa essere utile per voi, possa tornarvi utile. Andate a comprare anche voi se avete visto qualche prodottino, soprattutto andate a prendere i prodotti Ecos con i quali veramente ho avuto un innamoramento così al primo tocco, al primo utilizzo. Noi ci vediamo al prossimo video, vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Ci vediamo la prossima settimana con un sacco di nuovi video molto molto interessanti. Un bacione, ciao!